Ciao a tutti ragazzi, allora diciamo che questo è il continuo del precedente video che diciamo cioè nel quale avevo lasciato forse con un minimo di dubbio sul fatto se ce la facevo o no ad arrivare in divisione 7. Quello che vedrete sarà quello che è realmente successo e boh, sinceramente non so cosa devo dire. Diciamo che una cosa è che comunque dal precedente video a anzi dai precedenti video a questo ci sono stati anche qui dei cambiamenti riguardanti la rosa, perché come vedrete in attacco ci sono giocatori nuovi in attacco e al centrocampo. Lovrest, Higuain, Mertens e no, era quello, basta. Non è male, se c'è qualcun altro vedete voi nel video. Niente, quindi iniziamo e guardiamo un po' com'è andata. Tutto inizia così, come sempre, con le ricerche dell'avversario. Avete visto intanto la formazione che è leggermente diversa, quello che vi ho detto. Giocatori che comunque, diciamo, poi riserveranno, tra virgolette, delle sorprese. E effettivamente, anche se così mi sputtano, mi leveranno delle soddisfazioni. Mi sputtano perché? Perché con questa cosa che ho detto ora vuol dire che si sa già, almeno uno può capire com'è andata la cosa. Comunque inizia così, dopo due minuti si attacca, tac, palazzo di sinistro piazzato 1-0. Ricordiamoci che qui se non erro se bastava un punto bisognava vincere. Insomma, qui c'è subito una zotta di Marchetti che, mamma mia, che non fa, si prende così. Tira allora e niente. Però cosa è successo? Casares, che come sempre, che anche in svariate partite fa così, fa fallo in aria, espulsione e rigore per loro. Rigore per loro che tac, Gerrard segna. Anche che rigore io ho difficile pare. Difficile, infatti si è visto. Quindi azione dopo sempre loro. Di testa, boom, traversa. Ancora lui di testa. Marchetti non sa cosa fa. Fa una delle sue tante zotte. E niente, 2-1. 2-1 al 50esimo. Vediamoci nel secondo tempo. E niente. Qui si attaccano Higuain. Niente. Si va all'azione dopo, Palacio fa il fenomeno, ne scatta uno, scarta un altro, va davanti porta, da solo, va al tiro e boom, portiere para, ci riprova, ma niente, portiere para, azione finita. Azione successiva, Candreva fa una sorta di serpentina ma fortunosa, molto fortunoso come il gol di Palacio che viene ora e tac, Palacio 2-2 al 79esimo, riequilibra tutto, quindi andiamo all'azione successiva, boom, gol, ma meno male era un fuorigioco. Azione successiva ancora, 86esimo, nel mezzo, tac, Coutinho di testa in sacca, 3-2, patisco tanto, bastava appunto, mi ricordo se un pareggio o una vittoria, ma se non erro mi sarebbe proprio la vittoria. Qui manca 3 minuti alla fine, più recupero e niente, 3-2 loro. Però cosa succede? Poi la passa subito al Mertens, che la piazza, boom, all'89esimo, 3-3. Attenzione, l'ultima azione, siamo già sicuramente nel 93esimo scaduto. Higuain davanti porta, segna. Higuain, Gonzalo. 4-3. Guardate come risulta Higuain. Con una rovesciata, sì, una rovesciata, come una priola mai vista fatta da Higuain. Tutti sopra, orgia di gruppo. Higuain, 4-3. Gol segnato, super mega, in minuti di recupero. Finisce la partita, qui come avete visto esulta e tac, si va in divisione 7. 14 punti, però cosa ho fatto? Come sempre avanzano 8 partite, ho detto perché no? Proviamo per il titolo, no? Insomma, rivoluzioniamo un minimo la formazione, leviamo quelli un po' più stanchi di qua. Higuain si fa riposare, grazie Higuain comunque per tutto. E niente, vado a giocare contro uno che se non erro ha una formazione, diciamo, abbastanza discreta, ecco. Difatti, valutazione 77, però diciamo che ha dei giocatori che a sentire alcuni possono essere più o meno buggati. Comunque a partire inizia così. 15esimo, Palacio per Di Natale, boom, gol, 1-0. Il titolo per ora è nelle mie mani. Qui regalo del portiere, Palacio tira, Palacio, grazie, va a dire grazie al portiere, 2-0. Azione successiva, Mertens, davanti porta, viene fermato regolarmente al difensore, era l'ultimo uomo da Basha, non so come cazzo pronuncia, che c'è la colessa particolare, rosso per lui, Marco Basha, divideva, niente, va solo che comunque la punizione è venuta fuori una merda. Comunque,
Qui Palazzo passa di Natale, che di Natale ripassa a Mertens, e Mertens non sbaglia, porta libera, cazzo, fa anche sbagliare. C'è il 31esimo, 3-0. Mi scordo che Livi, che già da prima sera in secondo tempo. Comunque, qui ci prova lui, niente, Marchetti fa mezzo miracolo. Marchetti che fra l'altro mi ha fatto parecchio incazzare svariate volte, perché mi ha fatto tante volte rischiare di prendere gol. Comunque, qui Barzagli, 90esimo, probabilmente è scaduto, nei minuti di recupero, fa questa cappellata lì che poi fa, sono io che ho fatto la pellata, scivolata, e rosso. E mi sono giocato Barzagli. Sono giocato Barzagli e niente, ciononostante vinco il titolo. Vinco il titolo, 4.000 crediti che si aggiungono a quelli che avevo prima. E niente, come vedete ora, diciamo che no, mi potranno, che no, con questi crediti con questi crediti mi posso permettere di comprare qualche altro giocatore. E ora li vediamo insieme. Eccoci qua, eccoci qua. Questa è la web app, mi torna meglio farvi vedere tutto. E diciamo che io ovviamente ho già comprato qualcun altro, perché sì, anche dai discorsi che faccio quando registro i video, diciamo, magari come si può dire, io registro il video, magari me le sposto, me le monto e poi ci faccio l'audio dopo. Quindi mi dispiace davvero, però a volte, come vedete, come sentite, se magari voi sentite basta il video, a volte no che sbaglio, però mi confondo un po', ecco. Comunque, ora io voglio far vedere che ho comprato e che ho fatto. No, perché ho fatto partire, vabbè, uno lo può vedere. Niente. Giocatori che ho comprato grazie a crediti fatti e anche a tutti gli altri crediti che ho fatto dopo. Anche, ho provato a fare, come vi ho già detto, le divisioni, quella lì, insomma, cioè, una stagione offline, poi ho fatto qualche torneo. Cioè, ho fatto, diciamo, quasi tutto, tranne che, come vi ripeto, come vi ho già detto nei precedenti video, ho fatto tutto tranne che andare avanti nella stagione quella online, perché quella ci tengo a farla con voi. Comunque, vabbè, qui si parte con Bale, che c'è da inizio serie, quella lì che prende in prestito, chiaramente si lascia lì solo per dire, oh Bale, oh Bale. E niente, allora, come avete visto, ho preso Wayne, poi preso De Rossi, anche se De Rossi sinceramente non so quanto possa restarci, perché l'ho potuto provare e testare, e no che non mi piace, però preferisco averci uno che a centrocampo magari quando prova il tiro tira una bella bomba, una bella sabongia. Poi, vabbè, Baez sapeva che andava uguale, che io ho preso Handanovic che Marchetti mi stava su coglioni, cioè sbagliava troppo, anche se comunque è il secondo portiere. Poi, come avete visto, Mertens, poi ho preso Shaarawy. Shaarawy, vedete, ce l'avevate già, è vero. Però cosa ho fatto con Shaarawy? Con Shaarawy io ce l'avevo S, l'ho venduto e l'ho preso S, tanto per essere un po' più coerente con l'intesa. Anche se poi, come già vedete, dite che cazzo fa, ma questa ha preso Meniche, che non c'entra nulla con la Serie A. E è vero, come lui sono anche altri giocatori, come vedete dopo, come basta vedere già un'ora a Cabella. Praticamente, allora, io Shaarawy l'ho preso prima di prendere questi giocatori lì e puntava all'intesa. Poi cosa ho fatto? Tramite sfide, tornei online, perché tornei online l'ho fatti, ho trovato svariati giocatori, o anche giocando con dei miei amici, che praticamente c'erano questi giocatori lì che a sentire, ma anche a vedere, sono piuttosto bacati, o perlomeno sono forti e non costano nemmeno quegli spropositi, come appunto Emenike, Cabella, e poi come vedete dopo, anzi faccio vedere ora, Now, lui. E di Vargas, che penso sia quello più buggato e più utile di questi tre. Comunque, diciamo che io l'ho presi, le faccio giocare solitamente, due alla volta, cioè uno o due alla volta. È difficile che giocano in tre, ma non è detto che, cioè, difficile, ma non è impossibile, perché se no l'intesa comunque va troppo giù. Niente, come ho già detto ora, comunque l'intesa va giù, ma comunque rimane sempre l'intesa che a me mi basta, cioè a me basta averci l'intesa verde, come sapete. E niente, e fra l'altro questi tre che vi ho detto ora vi consiglio di comprarli, soprattutto se avete, ora vabbè, è difficile fare la Lega, questa è Fenerbahce, la Lega turca, o perlomeno la Nigeria, però questi altri due che giocano, uno in Newcastle e uno nel QPR, se non erro, fate vedere, Edu Vargas, sì, nel QPR, io vi consiglio di prenderli, si è fatta appunto la Premier League. E niente, appunto, preso Meniche, Cabella, vabbè, Caceres era da prima. No, Turbo c'avevo già, Vargas, Palacio, che è una delle ricche, mi ha permesso di andare in divisione 7, che fra l'altro Palacio è uno che non costa tanto, però c'ha un buon, diciamo, tra virgolette, no, possesso palla, però la tiene bene, anche se la allunga difficilmente, al contrario di Barbo, che dopo due partite ha detto vai, va via, vai.
Vabbè, Marchete, come ho detto, lo tengo almeno come secondo portieri, e poi c'è Soliti. C'è Soliti, Gonulla, Coromina, Siari, che sono i tre che ho trovato, diciamo, ci sono da inizio serie, inizi pacchetti, vai. E poi niente, c'è classici, classiconi, mega super bronzi schifosi, che lo uso solo per le partite semplici, non dobbiamo consumare contratti. Comunque ripeto, allora, una cosa che ci tengo a ridire è quella di fare. Se uno magari non ha una squadrona e vuole fare crediti e non se la sente di giocare online o perlomeno di fare la stagione online per paura di retrocedere, vi riconsiglio ancora una volta di fare tutta roba offline o perlomeno magari anche giocare con gli amici se proprio dovete giocare online, perché fate tanti soldi anche se la divisione se non, credo, non lo so, mi pare che comunque, cioè tipo sono arrivati in divisione Vatra addirittura in quella offline, no? Era so difficilissimo, lasciando avanti. Però che te le faccio. Però questa città che è una cazzata, non ne sono sicuro. Mi pare che comunque disegno online, cioè con quella online guadagni un po' di più di che quella offline. Però guadagni sempre tanto. Addirittura ti regalano i pacchetti. Io non so se in divisione online dalla sesta, vinta, la parte, ti regalano i pacchetti. Non ci sono ancora arrivati, non lo so, lo scopriremo insieme, mi auguro. Niente. Appunto, fra l'altro, ora non so voi se le reputate tanti o poi, io mi sono potuto permettere comunque giocatori del calibro di De Rossi, Handanovic, che comunque si aggirano all'incirca tutti sui 7.000-8.000, anche se Minichi, Cabella e Vargas un po' di meno, e poi mi sono potuto reputare Shaarawy, che quello di ES costa un po' di più di quell'altro, niente, insomma, io vi consiglio comunque di farla perché tanto alla fine, mano a mano se li mettete i contratti. Di quelli bronzo, perché comunque ce la potete fare benissimo già anche in quelli bronzo, soprattutto se trovate difficoltà principiante o esordiente. Niente, no, io non ho da deviare, però questi soldi qui sinceramente volevo vendere appunto De Rossi perché mi fa comodo ma non comodissimo e volevo prenderci perché non Marchisio. Ora se ce la faccio lo prendo subito a inizio divisione 7 e, che appunto sarà nel prossimo video, altrimenti lo prenderò poco con calma. Quando magari arriverò qui, anche perché De Rossi, anzi, adesso fa, guarda, lo metto in vendita con voi davanti. Sì, la cosa strana, guarda, lo metto a 6.600, perché tanto non me lo prende nessuno qui, perché ho capito qualcosa. Mettiamo a 6.900, boh, non te le cicca il prezzo è quello. No, cosa volevo dire? Nulla. Mi dispiace solamente che gente come De Rossi non la vedrete probabilmente se lo venderò, perché non lo so. Dai prossimi video, cioè l'ho preso, l'avete visto prima, ma non avete visto nient'altro. E niente, mi dispiace, però ci tenevo comunque a iniziare subito la divisione 7 con una buona squadra. Non che questa qui personalmente non la ritengo accettabile o all'altezza, però magari secondo me Marchisio, dato che bene o male un giocatore comunque, se è forte forte, lo si vede anche dal prezzo, secondo me. Non sempre, però secondo me è così. E se De Rossi appunto costa 7.000 all'incirca? L'ho messo sì perché ho già provato a venderlo, ma non me lo prende nessuno, quindi scendo. Se un De Rossi costa 7.000 e un Marchisio va intorno a giù per giù 15.000, vuol dire che cosa c'è? E nulla. Proverò, poi magari mi hanno detto me che ho preso Marchisio, magari non vedo De Rossi, non lo so. Insomma, per ora la rosa è questa. Poi la rosa ufficiale con la quale inizierò la divisione 7 la vedete nel prossimo video e niente, quindi vi saluto, mettete mi piace, ora guarda come finisco di merda, mettete mi piace, condividete il video e come vi ho sempre soprattutto iscrivetevi al canale che mi fate tanto piacere. Via. Detto questo, saluto a tutti, ciao!